canale. In questo video oggi voglio parlarvi di brufoli. Vi farò vedere come con tre rimedi casalinghi potete eliminare i brufoletti e le macchie rosse dovute proprio a quando li andate a togliere con le mani e non si fa. Come dicevo, sono tre rimedi semplicissimi. Partiamo dal primo. Vi occorrerà della cannella e del miele, entrambi due ingredienti antibatterici. La cannella non solo è antibatterico, ma è anche antifungivo e antiossidante. È ottimo per eliminare le macchie rosse e i brufoletti. Insieme al miele, che è un ingrediente miracoloso, disinfettante, cura anche le ferite. Andate a mettere un po' di cannella e un cucchiaino di miele, mescolate il tutto e applicatelo o sulle zone interessate o su tutto il viso. Se avete problemi di brufoletti un po' ovunque, potete utilizzare questo rimedio anche sul corpo. Massaggiate per circa 5 minuti, dopodiché risciacquate. Potete fare questo impacco, tra virgolette, scrub una o due volte a settimana. Il secondo rimedio è quello di utilizzare l'aceto di miele. L'aceto di miele ha un pH molto simile a quello della nostra pelle, quindi aiuta non solo a riequilibrare quindi la pelle, ma aiuta anche a proteggere la pelle dagli agenti esterni. Quindi unite un cucchiaio di aceto di miele insieme a due cucchiai di acqua e un cucchiaino proprio scarso di vitamina E. La vitamina E la potete trovare anche in farmacia e si vende praticamente a pilloline che voi potete aprire. Sono delle pilloline in gel che voi aprite e all'interno c'è la vitamina E. Andate a tamponare questo impacco con un po' di cotone e lo applicate proprio come se fosse un tonico. Terzo ed ultimo rimedio è quello di unire un po' di gel d'aloe insieme all'olio essenziale tea tree. Il tea tree oil lo potete trovare in farmacia oppure lo potete trovare nei negozi online che rivendono oli essenziali ed è ottimo per i brufoletti, per i funghi, per l'acne, è veramente un antibatterico formidabile. Insieme al gel d'aloe che aiuta un attimino a ristabilire l'equilibrio della pelle. Unite questi due ingredienti e applicatelo sul viso come se fosse una crema. Con questi tre rimedi riuscirete a risolvere il problema dei brufoletti. Mi raccomando però siate costanti perché è importante. Ragazzi e ragazze, questo è tutto. Spero che questi miei tre rimedi vi siano utili. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se li fate. Mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!